Quando credi di aver visto tutto e che ormai nell'era del 5.0 giù di lì non ci sia più nulla che possa stupirti, ecco che ineffabilmente pronta e solerte arriva la nuova meraviglia. Un duello vecchio stile, anzi proprio vecchissimo, diciamo più un combattimento reale tra gladiatori del virtuale, tra chi a quel mondo fornisce linfa e denari e ne incassa molti di più. Parliamo dello scontro sul ring tra Elon Musk, il capriccioso uomo più ricco del mondo che prospera su Tesla, razzi e altri giocattoli, e Mark Zuckerberg, fondatore di Meta, Facebook e affini, per dirla alla vecchia maniera. Il match di arti marziali miste in gabbia, con tanto di diretta streaming planetaria, avrebbe dovuto combattersi in Italia, ambientazione tipo antica Roma, come annunciato dallo stesso Musk e confermato in qualche modo dal premier Giorgia Meloni e dal ministro della cultura Gennaro San Giuliano. È così che è scattata la corsa alle autocandidature per la location da fornire ai due neo cowboy, ed è qui che si è inserito l'Abruzzo, pronto a sfidare l'Arena di Verona, Ostia Antica, Pompei, Taormina. Ho candidato Alba Fucens, sì, lo riteniamo adeguato, perché non è da meno la regione Abruzzo con il suo patrimonio rispetto ad altre regioni e altri comuni. Questo anfiteatro romano meraviglioso è la giusta occasione per promuovere il territorio. Lo si fa attraverso questo dibattito ferragostano che sta interessando tutti i mass media nazionali e internazionali, e quindi riteniamo che Alba Fucens sia il luogo ideale rispetto a questa iniziativa. Il presidente Marsilio in questi anni ci ha insegnato che e abbiamo avuto riprova che l'Abruzzo non è secondo a nessuno, e quindi importanti eventi di questo genere saremo anche in grado di organizzarli.